Guido Barenson è un giornalista di lungo corso, sappiamo, è scritto, lo troviamo nelle sue biografie, giornalista, ma anche un esperto e un appassionato di buona cucina. Ovviamente le facciamo una prima domanda un pochino sullo sforzo organizzativo, in quanto lui è stato, anzi diciamo più che lo sforzo, quello che ha significato organizzare e curare la parte internazionale di questa guida. È stato uno sforzo importante, ripagato dal successo e dalla risposta che abbiamo avuto, perché essendo questa la prima volta che ci avventuravamo nel tentativo di mappare la cucina italiana di qualità in giro per il mondo, ci siamo appoggiati ad amici, a persone, a gourmet, a persone, ma non a professionisti, a un gruppo di volontari, amici, sono circa 300 persone che in giro per il mondo, senza presentarsi e pagando, questa è una cosa fondamentale, e pagando il conto, hanno provato ciascuno nel paese in cui stava ristoranti che ritenevano meritevoli e ce li hanno segnalati. Una esperienza giornalistica, diciamo, in tutto il mondo, ed è interessante fare appunto questo parallelo tra giornalismo, quindi internazionale, politica estera, e cibo. Allora, il cibo italiano nel mondo mantiene una sua autorevolezza, magari a differenza di altre cose? Io direi che il cibo italiano ha conquistato, non lo dico perché chi si loda si imbroda, ma il cibo italiano ha conquistato maggiore autorevolezza. Paradossalmente, mentre l'Italia ha perso punti sul mercato internazionale in termini di presenza politica, anche per tutti i guai che abbiamo passato e stiamo passando a livello governativo, la cucina italiana, gli imprenditori delle buone tavole italiane hanno conquistato punti dappertutto. Dico, se ne faccio solamente un esempio, fino a 10 anni fa tu giravi il mondo e in tutti i grandi alberghi il primo ristorante era un ristorante francese, adesso sono molto spesso i ristoranti italiani i primi. E lei, se non sbaglio, dirige o ha diretto comunque una testata giornalistica specializzata per quanto riguarda la cucina, senza fare nomi ovviamente. Ecco, le chiedo, il food, il cibo, la buona tavola in TV, cioè è stato dilagante il successo almeno in termini di ascolto. Ecco, un commento su questo, no, scarsa la qualità? No, ma noi i nomi li possiamo fare, io ho diretto per un anno e mezzo il canale del Gambero Rosso, Rai Sat, perché la Rai mi ha nominato direttore, mi ha nominato direttore di questo canale che facevamo all'epoca in joint venture col Gambero Rosso. Credo che dopo questa esperienza, parlo di ormai più di 10 anni fa, 15 anni fa, dopo, e questo non ha nulla a che vedere con il lavoro straordinario fatto dal Gambero Rosso come scouting e come avanguardia, esplosa la cucina in televisione con programmi come Masterchef sostanzialmente, che per un primo periodo hanno fatto secondo me molto bene perché hanno attirato l'attenzione di tante persone che erano distratte. Poi ci sono state, come spesso succede in televisione, degli eccessi, delle distrazioni. Comunque il risultato, il bilancio, se dovessi fare un bilancio di che cosa è stata dell'influsso che ha avuto la televisione sulla cucina italiana, è stato certamente un influsso molto positivo. La gente mangia meglio, sta più attenta a quello che mangia e magari cerca anche di cucinare delle cose migliori. E in qualche modo c'è stata, con questo chiudiamo, anche una diffusione delle varie guide, classifiche, dalla vecchia guida Michelin, che una volta insomma era l'unica che era ai vertici, insomma anche dell'attendibilità. Ecco, anche su, per quanto riguarda le guide, classifiche, graduatorie, un parere su questo. Dunque, io penso che la guida Michelin rimanga, anche se qualcuno pensa che non sia una guida gastronomica, io sono convinto che abbia affiancato la sua missione originaria, che era quella di accompagnare i viaggiatori, perché la Michelin, la guida è comunque parte del sistema Michelin, che sono quelli che vendono i pneumatici, loro rimangono i più autorevoli e i più affidabili sicuramente in tutto il mondo. Hanno dato un grandissimo stimolo alle guide italiane perché tutti quanti si svegliassero un po' dal nostro provincialismo. Per 10-15 anni le guide italiane sono state importanti, adesso stanno accusando il colpo della crisi. Gli editori non investono più sulle guide cartacee e siamo in un periodo di transizione vivacissimo che lascia sul campo morti e feriti, perché le guide cartacee purtroppo non si vendono più, tranne un'eccezione incredibile che sono le guide
di Repubblica, dirette da Giuseppe Cerasa, le quali l'anno scorso hanno venduto 1 milione di copie. È l'unico fenomeno degno di successo, degno di racconto, degno di nota. E le altre guide purtroppo si salveranno, le altre guide solo se si shifteranno su internet, solo sul digitale. E non è un caso, e su questo forse possiamo anche chiudere, non è un caso che lo sforzo che stiamo facendo qua con il gruppo di Luciano Pignataro, Albert Sapere e Barbara Guerra sia proprio questo, cioè di portare con nuovi criteri di giudizio una nuova rappresentazione, non dico non completamente nuova, ma insomma, con alcuni spunti originali online. Grazie Guido Barenzo. Grazie.